La delega fiscale che noi utilizzeremo nel momento in cui ci sarà affidata è una delega fiscale che sicuramente in prospettiva deve diventare lo strumento per abbassare le tasse. Trovatemi uno che nelle dichiarazioni programmatiche dica voglio alzare le tasse. Sì, c'è però chi l'ha fatto di abbassare le tasse, perché nella mia esperienza di amministratore questo l'ho fatto, per cui credo che le ironie da questo punto di vista di chi ha promesso e non ha mantenuto credo che siano abbastanza fuori luogo. Ma non è un problema, perché voglio essere il più istituzionale e dialogante possibile, almeno cerco di fare quello che per una volta prova a seguire il bon ton e il galateo istituzionale. Ma quelli da casa che vedono i dati di fatto e che non si rendono conto di come si possa semplicemente relazionarsi con il fisco oggi in Italia. Cambiano i nomi costantemente delle imposte. Una gigantesca opera di semplificazione. Quando noi diciamo un paese semplice e coraggioso, diciamo un paese che è nelle condizioni di raccontare a chi sta fuori di qui che quando si paga le tasse si recupera un rapporto con la pubblica amministrazione che sia perlomeno chiaro. È evidente che anche questo non basterà senza una serie di interventi puntuali che sono già stati messi in cantiere e che questa maggioranza composita si è presa l'impegno di mandare avanti.